sì, il fatto che certo è ancora, perché la comunità cristiana parrocchiale di San Vincenzo è stata toccata negli aspetti più intimi e più cari, perché l'Eucaristia nel tabernacolo è effettivamente questo. Grazie al cielo il ritrovamento almeno di vari sacchi è stato molto celere. Io mi auguro che possano essere trovate anche quelle particole che erano contenute dentro l'abisside. Spesso si parla appunto di furti in chiesa e si parla anche delle telecamere di videosorveglianza, un'ipotesi che avevate pensato anche di adottare questa, credo, no? Che dovremmo farle mettere in tutte le chiese, non sono neanche un costo eccessivo, credo che potrebbe proprio essere un deterrente, perlomeno che non risparmia nel modo più assoluto, però certamente io ho visto dove sono state installate, hanno costituito un baluardo notevole. Quindi è questa la soluzione? Sì, io penso che quello che possiamo fare sia questo, che ciò metta al sicuro da qualsiasi tentativo, questo è difficile dirlo perché persone un po' balorde in giro ce ne sono e quindi può darsi, però certamente quello costituirebbe davvero un ostacolo significativo. È una via possibile, avete già dei progetti in questo senso? Sì, stiamo un po' vagliandoli e un po' alla volta stiamo anche promuovendoli. La Conferenza Episcopale Italiana dà dei contributi per l'installazione di questi sistemi di allarme, magari sensibilizzando le parrocchie e facendo capire quanto possono essere utili. Credo che tra l'aiuto che viene dal contributo CEI e il contributo che la parrocchia raccolgono si possa fare. Pensare ad un...